Sì, esattamente, è proprio così. Partendo anche questa volta dall'aspetto patrimoniale, dalla ricostruzione dei patrimoni dei soggetti sospettati, con la loro disponibilità, con il loro tenore di vita, siamo andati a ritroso a ricostruire l'intera filiera che portava a questi soggetti ad avere delle disponibilità molto superiori rispetto a quelle che risultavano ufficialmente. Da dove provengono queste persone? Sono tutte persone dell'ex paesi dell'est, quindi Ucraina, Moldavia e paesi similari. Erano dediti appunto all'introduzione nel territorio nazionale sigarette di contrabbando che poi smerciavano proprio alla stessa comunità ucraina e moldava, quindi diciamo autoreferenziale. Quanti ne erano? I soggetti interessati sono 10 che abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica di Padova e ovviamente gli acquirenti erano molto più numerosi, erano un po' tutti gli appartenenti alla comunità ucraina e moldava. C'è anche qualche soggetto italiano, ma soprattutto si tratta di episodi sporadici di piccolo aspetto numerico. 50 uomini delle forze dell'ordine per contrastare questo fenomeno. Sì, è un'operazione che va avanti da circa un anno, abbiamo eseguito diverse decine di perquisizioni in diversi locali perché erano abili soprattutto ad occultarle presso magazzini, depositi, scantinati, garage che non erano dichiarati neanche al catasto, quindi è stato particolarmente articolato risalire all'intero filiera. Avete anche visto gli immobili delle persone? Sì, stiamo ricostruendo l'aspetto patrimoniale, quindi ovviamente abbiamo perquisito anche i loro immobili e adesso stiamo verificando tra i redditi ufficialmente dichiarati e il loro tenore di vita come possono giustificare questa enorme sproporzione. Dall'inizio dell'anno si stima un valore di 500.000 euro. Sì, abbiamo ricostruito un volume d'affari di circa mezzo milione di euro questo traffico illecito che, oltre a recare un gravissimo danno alle casse dello Stato, comporta anche un grosso pericolo per i fumatori stessi, perché non essendo canali ufficiali, queste sigarette possono contenere sostanze altamente tossiche in più rispetto a quelle che già normalmente contengono.